Caro Gianni, oggi gli scatoloni li faccio io e te la rimando indietro con un abbraccio, Matteo. PS, che cosa meravigliosa la politica. A pubblicare il biglietto e foto su Facebook accompagnati da un lungo post è lo stesso Gianassi che proprio in polemica con le politiche renziane tempo addietro ha lasciato il PD per aderire a Sinistra Italiana e qualche mese fa alle comunali di Sesto Fiorentino ha sostenuto attivamente Lorenzo Falchi, poi diventato sindaco contro Lorenzo Zambini, il candidato democratico. Ieri una gradita sorpresa, racconta su Facebook Gianassi parlando del biglietto, annunciata per telefono da un collaboratore del neo ministro Lotti, mi viene recapitata una busta proveniente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Oibò, aperta, vi ho trovato il biglietto che pubblico dell'ancora presidente Renzi. L'antefatto racconta che mettendo a posto le mie carte, lasciando l'ufficio di sindaco nella primavera del 2014, spedissi all'allora già presidente la foto allegata che lo ritraeva a Sesto per le celebrazioni del 1° settembre 2005 come giovane presidente della provincia. Adesso Renzi gliel'ha rispedita e spiega Gianassi, la reazione è stata di piacevole stupore. In tutta la confusione della crisi e le problematiche di un trasloco non per fine mandato, Matteo ha avuto un pensiero gentile ed affettuoso verso uno che non gli ha fatto né gli fa politicamente alcuno sconto. Sono e resto suo avversario politico e a causa delle sue politiche che ho lasciato il partito. Ma aggiunge l'ex sindaco di Sesto, franchezza e lealtà non incrineranno i rapporti fra le persone quanto subalternità e piaggeria. Quindi, caro Matteo, grazie per il pensiero e non potendo augurarti una nuova stagione di successi politici, ti faccio i miei auguri perché tu possa trascorrere un felice Natale con i tuoi cari. E ricordati, dagli amici mi guardi Dio, che ai nemici ci penso io, conclude Gianassi.